mamma. Non mamma. Mamma. Non mamma. Ma... Oh. Dame e cavalieri, benvenuti nella mia dimora. Stavo interpellando la Margherita Farlandina, esperta in amore. Già, mi sono innamorato di una damigella assai bella, l'Anabel. Guardate. È la cosa più preziosa che conservo dentro al mio sacco. È più di una fotografia. È una sfera magica che mi permette di osservare la bella l'Anabel mattina e sera. Come l'ho avuta? Seguite la mia storia e lo saprete. Era una bella giornata di sole e il mio animo era sereno. Avevo raccolto dei fiorellini di campo e avevo deciso di portarli all'Anabel. L'Anabel! L'Anabel! Dove sei? Sono qui! Sono qui, in questa sfera rinchiusa! Aiutami, ti prego! E questa sarà la sua casa, se tu non diventerai mio servitore. Giammai! Non ci pensavo lontanamente. Eppure, la strega perfidia aveva l'Anabel tra le mani. E vi garantisco, non erano mani sicure. Non potevo permettere che una damigella innocente come l'Anabel rischiasse la vita per causa mia. Avrei voluto lottare contro quella strega, ma mi rendevo conto che la sua magia era più forte di me. Se è davvero questo il tuo pensiero, allora prosegui dritto per quel sentiero. Con qualche timore volli seguire l'indicazione di quei due incubi viventi. E mi ritrovai a tu per tu con Pietro, il guardiano di pietra. Che ci fai tu qui? Questa zona è pericolosa, potrebbe frenare tutto da un momento all'altro. Arrenditi, caro formico. Contro la mia magia ormai non ti resta niente da fare. Nonostante perfidia, riuscii ad evitare il pericolo grazie a Pietro. E vi assicuro che fu l'ultima volta che accettai un consiglio dagli sconosciuti. Così andai di corsa dall'arcimago e lo chiamai. Arcimago! Arcimago! Ho bisogno della tua magia! Eccomi a te. Che cosa ti occorre questa volta? Una sfera di cristallo. L'arcimago rimase sorpreso dalla mia richiesta. Ma appena gli spiegai il motivo, non esitò un istante a darmene una. E così mi incamminai verso la strega perfidia che, come al solito, vedendomi arrivare, mi fece ritrovare per magia di fronte a lei. Sei deciso finalmente, e adesso tu sarai il mio servitore, per sempre! Non sarò mai il tuo servitore, perché sono riuscito a riprendere l'Anabel con me. Che cosa stai dicendo? Guarda. Sei il solito piccolo sfruttato, e allora prendi questo. Dopo essere stata prigioniera di perfidia, l'Anabel poté tornare a filare nella sua fattoria, dandomi la possibilità di andarla a trovare di nuovo. Tutto questo grazie all'arcimago, che riuscì a materializzare una giovane uguale all'Anabel dentro la sua sfera di cristallo, ingannando la strega perfidia. L'arcimago, infine, scoprendo il mio debole per l'Anabel, mi chiese se volevo conservare questo oggetto così prezioso. Cosa feci? Accettai subito, senza farmelo ripetere due volte! A Coboldo, il saggio di Farlan, trarre le conclusioni di tutta questa storia. Non tutte le sfere magiche prevedono il futuro. Diffidate delle imitazioni.